Buonasera ad Alessandro Lorenzini, torna all'appuntamento con il Bianco e il Nero, la trasmissione di approfondimento di Siena TV in onda tutti i martedì sera, prima parte con il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a voi. Allora, come al solito, prima di attivare il nostro timer, prima delle 10 domande per il nostro ospite in questa prima parte della trasmissione, ci guardiamo, ci ascoltiamo la scheda che ci introduce alcuni argomenti relativi ovviamente a Sovicille, al territorio di Sovicille, e poi torniamo in studio. Sovicille è un comune italiano di 9.712 abitanti in provincia di Siena. Il toponimo è attestato per la prima volta nel 1123 come Sufficille e deriva probabilmente dal latino sub, sotto, e ficinule, diminutivo di ficus. Un'altra interpretazione vorrebbe che il nome Sovicille sia una contrazione latina di suavis locus ille, ovvero quel luogo soave. Il santo patrono è San Lorenzo, raffigurato anche nello stemma del comune con una graticola. Tra le località minori sparse nel territorio comunale di Sovicille si ricordano principalmente alcuni piccoli borghi e villaggi sorti in epoca medievale e un tempo centri amministrativi che oggi sono scarsamente popolati e considerati semplici località abitate. Degni di nota sono i borghi di Ampugnano, Barontoli, Malignano, San Giusto, Simignano, Stigliano, Toiano e Tonni. Da segnalare anche l'insediamento residenziale di Carpineto che conta 349 abitanti. Sindaco di Sovicille è dal 2014 Giuseppe Gugliotti, che nelle ultime elezioni con il centro-sinistra ha ottenuto 3.128 voti, pari al 60,36% davanti a Elena Boldrini, Movimento 5 Stelle, 13,83%, Michela Guerrini, La Nostra Terra, 10,43%, Lorenzo Innocenti, Cittadini per Sovicille, con il 7,68%, e Lia Valentini della Sinistra per Sovicille con il 7,68%. Aurea in Scienze Economiche a Siena, con corsi di perfezionamento professionale alla Bocconi e presso l'ASFIM, lavora presso l'area finanza di Montepaschi Siena Capital Service. Fin da giovanissimo si è impegnato in attività di volontariato in varie realtà associative. Da tempo coltiva la passione per la politica. A 20 anni entra in consiglio comunale sui banchi dell'opposizione, successivamente dopo un periodo di assenza con il consolidamento dell'esperienza dell'Ulivo, cui ha aderito fin dall'inizio, assume l'incarico di assessore. È stato assessore alle politiche sociali, alla sanità, alle attività produttive, al turismo e in un secondo mandato anche all'innovazione. Ha lasciato l'amministrazione da 5 anni, mantenendo vivo l'impegno nel Partito Democratico, partito che ha contribuito a fondare. Ha aderito fin da subito alla linea di Matteo Renzi. Questa è la scheda, allora attiviamo il nostro timer, 10 domande a Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille, 1 minuto e mezzo di tempo per rispondere ad ogni domanda, partiamo subito con l'attivazione del nostro timer, domanda iniziale diretta, come sta Sovicille? Ma guarda, ti rispondo a questa domanda dicendoti che in sintesi Sovicille sta discretamente. Sovicille è un territorio, l'abbiamo visto nella scheda, è un territorio di 10.000 abitanti, oltre 10.000 abitanti, che ha, nonostante tutto, ancora una buona coesione sociale. Questo grazie anche alla rete di associazioni formali e informali presenti sul territorio, che ancora mettono insieme tanta gente intorno a progetti, intorno a tante attività di natura sociale, sociosanitaria, attività culturali, turistiche, ambientali. È un territorio che ha anche una rete, un tessuto di piccole e medie imprese ancora molto attive, cioè, ci sono naturalmente grandi imprese come il GSK, ma anche Filogen nel polo chimico-farmaceutico, la banca locale, la banca Cras. Direi un territorio che resiste e nonostante tutto ovviamente vive le difficoltà del momento presente, aumento di disoccupazione, situazioni di particolari difficoltà in ambito abitativo, ma in generale comunque un territorio e una realtà che vive discretamente. Andiamo un po' più nello specifico, il 2015 che anno è stato, visto che insomma si è concluso da poco?
2015 è stato un anno per certi versi faticoso, faticoso anche per l'amministrazione comunale. Noi abbiamo vissuto anche situazioni particolari, abbiamo condiviso con gli altri enti locali, insomma, con le altre amministrazioni, alcune novità che certamente hanno introdotto anche alcuni elementi di faticosità, di criticità. Pensiamo solo all'introduzione del bilancio armonizzato, il nuovo regime IVA, la fatturazione elettronica, il nuovo sistema dell'ISEE che ha generato anche degli elementi appunto di revisione delle nostre quote scolastiche, che peraltro hanno come dire, a loro volta anche innescato delle reazioni qualche volta anche molto strumentali. È stato un anno faticoso, ma allo stesso tempo è stato un anno che ci ha visto protagonisti anche su tanti, nonostante tutto, insomma, su tanti interventi, dai lavori pubblici, penso al completamento dei lavori sul palazzetto di San Rocco, ai lavori del marciapiede di San Rocco, abbiamo indetto la gara per l'ampliamento del cimitero, abbiamo realizzato interventi appunto di manutenzione sulle scuole, per la prima volta le scuole del territorio sono cablate. Abbiamo fatto interventi importanti, diciamo anche atti amministrativi importanti, abbiamo fatto diversi regolamenti, regolamento sui beni comuni, regolamento sull'osservatorio di Ampugnano. Abbiamo fatto una delibera fra i primi comuni della Toscana, abbiamo fatto una delibera per coinvolgere i migranti presenti sul territorio in attività socialmente utili. Insomma, tante attività. Le difficoltà. Ecco, a proposito di Ampugnano, Sovicile è stato passato spesso al centro del dibattito per la questione aeroporto Ampugnano e tutte le questioni legate a questa appunto struttura. Il suo parere e soprattutto qual è la situazione attuale di Ampugnano? La situazione attuale è questa, come del resto ben si sa. Circa un anno fa, cioè nel marzo-aprile, fu fatta la gara per l'individuazione di un gestore. La gara fu assegnata provvisoriamente nel mese di maggio ed è stata assegnata poi in via definitiva nel mese di novembre. Questo gestore, che è Sky Service, che è il risultato vincitore della gara, credo che abbia, a notizie che ho io, ha prodotto la documentazione, finito di produrre la documentazione necessaria in questi giorni, quindi a questo punto è a pieno titolo investito del ruolo. Io sto cercando di contattarlo per capire anche meglio quali sono i progetti che questo gestore ha sul territorio. Ricordiamo che la gestione è stata assegnata sulla base del regolamento che ENAC approvò nel novembre 2014, che prevede un'attività molto limitata sul territorio. Al momento non sto riuscendo ad avere un colloquio con il gestore. Importante però è sottolineare una cosa, che proprio in questi giorni è entrato in vigore il DPR 201 del 2015, che prevede un riordino del piano degli aeroporti e stabilisce che per gli aeroporti che non siano di interesse nazionale, quindi quelli di interesse regionale e locale, il demanio passi alle regioni, e noi ci siamo abbiamo più volte sollecitato questo passaggio in regione. La regione ha sempre dichiarato che nel momento in cui il demanio aeroportuale passerà alla regione lo girerà ai comuni. Il comune in questo senso avrà anche un diverso protagonismo, diciamo, nell'interlocuzione anche con il gestore. Parliamo di priorità da affrontare nelle prossime settimane per il suo comune, quali saranno? Ma sicuramente ce ne sono diverse, alcune grandi priorità. Prima fra tutti direi è quella di portare velocemente a completamento il lavoro dei nuovi strumenti urbanistici. Noi stiamo completando appunto la variante piano strutturale e il regolamento urbanistico, insieme appunto ad alcune varianti variante del piano regolatore che stiamo completando. Fra l'altro vorrei dire che in quest'anno abbiamo fatto anche una variante al piano regolatore per il recepimento dei nuovi parametri edilizi
regionali, che ha introdotto però una cosa importante, la possibilità per famiglie che hanno una disabilità grave di fare dei piccoli ampliamenti quando non è possibile abbattere le barriere architettoniche all'interno dell'abitazione. Altra priorità importante naturalmente sarà l'approvazione del bilancio, che consentirà lo svolgimento appunto della piena attività del Comune, ma un'altra, ci concentreremo anche su alcuni altri regolamenti, primo fra tutti un regolamento sulla partecipazione, perché è venuto il tempo appunto anche di dare a questo elemento della partecipazione maggiore enfasi, maggiore concretezza, e questo lo si fa anche regolamentandolo appunto, dando appunto un regolamento che individua le modalità attraverso le quali appunto le cittadini e associazioni partecipano alla vita anche amministrativa del proprio territorio. Parliamo di turismo, un settore importante per il territorio senese, la situazione nel suo territorio legata ovviamente anche al discorso di Ampugnano. Ma dunque, io direi che in generale il turismo, al di là appunto del legame con Ampugnano, il turismo è una grande risorsa, una grande ricchezza per questo territorio. Noi abbiamo sul territorio ad oggi circa un'ottantina di strutture ricettive, in particolare naturalmente agriturismo. Certo. Abbiamo una presenza annua che è all'intorno delle 100.000 presenze. Noi crediamo che in questo settore, in questo comparto, bisogna investire in termini anche di idee, in termini di proposte, così come stiamo facendo appunto da tempo, continuando a coltivare anche quelle intuizioni che negli anni passati sono state appunto lanciate anche dal sistema turistico provinciale, no? Penso per esempio a tutto il sistema del turismo motivazionale, del turismo lento, cicloturismo, e sotto questo profilo stiamo sviluppando anche degli importanti progetti di turismo sportivo, andando a sostenere appunto quelle realtà che già esistono, appunto il cicloturismo, ma anche altre realtà che stanno emergendo ora con grande forza, come per esempio il turismo legato a attività podistiche. In tal senso appunto già sono sviluppate alcune attività in questo senso sul territorio. Penso anche per esempio all'ultramaratona della Val di Merse che si è tenuta nello scorso novembre, che come prima edizione ha avuto un successo enorme, circa 800 iscritti. Certo. Parliamo un po' di politica, parliamo di Partito Democratico, lei fa parte del nuovo esecutivo provinciale con Silvana Micheli, la situazione del PD in provincia di Siena? La situazione del PD, il PD sta vivendo una fase di transizione, direi che è una situazione però che ha anche delle grandi potenzialità e delle grandi, vive un momento, come dire, anche a mio modo di vedere di grande apertura. Abbiamo chiuso il tesseramento in questi giorni con risultati che sono andati sopra le aspettative, perché in provincia di Siena siamo vicini ai 5.000 iscritti, per cui è un partito che ancora come dire, ha credibilità sul territorio, è un partito che ancora ha diffusione capillare, è un partito che si sta rimettendo in moto anche sotto il profilo della proposta, sotto il profilo della presenza, sotto il profilo della presenza sui temi. È un partito naturalmente che vive anche le difficoltà legate al momento presente, difficoltà anche ovviamente sotto il profilo economico-finanziario, che però sta cercando di affrontare anche con grande determinazione e con grande tenacia, e si intravedono già anche lì delle soluzioni, comunque dei percorsi diciamo di uscita. Il suo rapporto invece, sempre parlando di politica, ma tornando all'amministrazione, il suo rapporto con l'opposizione in Consiglio Comunale? Ma guarda, il rapporto con l'opposizione in generale è un rapporto buono. Noi a Suicilli abbiamo quattro liste di opposizione presenti in Consiglio Comunale. Al momento delle elezioni appunto furono presentate 5 liste, la nostra centrosinistra più 4 altre liste, che hanno espresso ciascuno un consigliere in Consiglio Comunale. Devo dire anche con molta franchezza che ci sono atteggiamenti diversi. In alcuni di loro
c'è una dialettica vivace, direi a tratti anche aspra, come è normale che sia nella dialettica politica, ma c'è direi anche un grande spirito di collaborazione costruttiva. Con le minoranze abbiamo fatto dei passaggi importanti, alcuni dei regolamenti appunto che citavo prima sono stati frutto anche di un'elaborazione congiunta. Stiamo facendo dei ragionamenti, insomma, su grandi temi, appunto come quello della scuola, stiamo facendo insieme. Devo anche riscontrare che invece in alcuni casi una parte dell'opposizione ha un atteggiamento che direi è un po' più sterile, un po' più fine a se stesso, se non distruttivo. Ognuno ha i suoi approcci, ognuno risponderà anche di fronte ai cittadini, insomma, dell'atteggiamento che adotta. Il suo giudizio su Renzi, sul governo Renzi, anche ovviamente in base alle politiche legate agli enti locali. Ma io credo che Renzi, che se ne dica, questo governo ha dato una scossa importante a un sistema che per troppi anni e per troppo tempo era stato stagnante. Da anni si parlava di riforme senza che poi in realtà mai si mettesse mano concretamente a una loro realizzazione. Il governo ha il grosso merito di aver affrontato questi temi, alcuni temi cruciali per il nostro paese, la riforma costituzionale, il tema dell'imposizione fiscale, la scuola, il lavoro, no, con il Jobs Act, di averli affrontati anche in maniera molto diretta e di aver posto mano a delle riforme. Credo che sia importante anche rilevare l'atteggiamento che Renzi ha assunto in Europa, un atteggiamento da protagonista più che da comparsa, e questo ha portato anche a una maggiore flessibilità, e vengo al tema degli enti locali, a maggiore flessibilità. Quest'anno abbiamo un allentamento del patto di stabilità, bisogna continuare su questa linea della flessibilità e devo dire, fammi fare anche un po' un appello al governo. Vorrei dire, nei confronti degli enti locali, razionalizziamo per favore, una volta per tutte, razionalizziamo, sistematizziamo il sistema delle segnalazioni, dei controlli, perché il gran parte del tempo che gli enti locali, del tempo di lavoro degli enti locali è dedicato a rispondere ai ministeri, alla regione, alle corti dei conti, per tutta una serie di adempimenti che finalmente vanno razionalizzati, vanno ridotti, perché in questo modo ci viene sottratto davvero del tempo prezioso e utile. Si è parlato di aggregazioni di comuni proprio in questi giorni. Lei cosa pensa sull'ipotesi eventualmente di un'area tutta legata ovviamente alla geografica al territorio della Val di Merzi? Questo è un grande tema. Il tema degli assetti istituzionali ci ha interessato per quello che, cominciando dalle province, continuerà a interessarci, perché naturalmente su questa questione dell'aggregazione delle fusioni andremo avanti, insomma, nella riflessione. Noi abbiamo un'unione dei comuni nell'area della Val di Merzi, Sovicille, Chiusdino, Monticiano e Murlo. Stiamo cercando di farla funzionare, di far funzionare appunto le funzioni che già sono associate, di associarne ancora. Io credo onestamente che in prospettiva una riflessione seria anche sulle aggregazioni che porti nella prospettiva anche alle fusioni vada fatta. So di dire una cosa che non è condivisa da alcune delle mie colleghe nell'area della Val di Merzi. Chiusdino in particolare ha fatto un documento in cui si è espresso in Consiglio Comunale contro le fusioni in maniera anche abbastanza tenace. Capisco le posizioni, qualche volta anche le difficoltà, le resistenze, le titubanze. Credo che il ragionamento sia affrontare in termini molto sereni, senza farsi prendere, come dire, anche dall'ansia, con tutto il tempo che ci vuole, ma è un ragionamento che va affrontato, perché la prospettiva degli assetti istituzionali credo che sia importante anche per le nostre aree. Ecco, mi leggo a quest'ultima domanda facendoli
la decima appunto domanda, il suo giudizio in questo contesto sulle nuove amministrazioni provinciali. Ovviamente è un discorso che rientra appunto nell'assetto istituzionale generale, nel tema delle riforme, con il cambiamento di fatto delle province. Io credo che la riforma delle province poteva essere fatta meglio, lo dico con grande franchezza. Siamo partiti, forse ci siamo fatti travolgere un po' da questo mantra che la provincia dovesse essere abolita perché un ente che provocava chissà quali sprechi. In realtà forse bisognava partire dall'analisi dei bisogni, delle esigenze e da qui poi riorganizzare, no? Il sistema dei servizi sul territorio. Credo che in realtà questa riforma crei qualche tipo di difficoltà, insomma, non fosse altro perché alle province risultano ancora assegnate una serie di funzioni senza che al momento abbiano le province le risorse per in qualche modo per assolverle. C'è anche un altro elemento che ha generato in questi anni anche delle criticità a cascata, il fatto che il personale della provincia deve ovviamente avere una collocazione e allora questo ha generato anche negli enti locali l'impossibilità per esempio di assumere nuovo personale o di sostituire il personale che è andato in pensione fino a che non fosse appunto completamente riassorbito il personale cosiddetto soprannominario, con un termine anche molto brutto. Credo che su questa questione, insomma, diciamo ormai il passo è fatto, ma poteva essere fatto meglio, anche se indubbiamente concludo dicendo che ci sono degli elementi secondo me interessanti in questa riforma. Il fatto che per esempio l'assemblea provinciale sia composta dai sindaci è un elemento di legame al territorio che ha sicuramente una sua valenza. Grazie e buon lavoro. Grazie mille a voi.